questa è la battaglia di Lepanto. Perché oggi abbiamo messo in cantiere la battaglia di Lepanto? Proprio perché in questi giorni, appunto, si parla molto della Turchia. Si parla molto dei turchi, addirittura io ho inteso in... Che non le vogliamo nella comunità europea, chi, ecco, ce le vuole e chi no. Chi ce le vuole e chi non. I turchi sono nostri fratelli, quindi tocca amare tutti i fratelli. E insomma, adesso una volta vero si dice mamma li turchi, e oggi invece li turchi sono nostri fratelli. Comunque si vede, è cambiata la moda. Io non entro in merito del turco in Europa o meno, ecco, perché questa è una questione politica troppo profonda, politica, che... a livello addirittura questa volta europeo, non tanto italiano. Certo, io dico europeo. Appunto che la battaglia di Lepanto ricorda la famosa battaglia navale, vero? In cui appunto la Chiesa, lo Stato Pontificio, i popoli sconfissero definitivamente i turchi, appunto, in quella gloriosa battaglia navale. Ma i turchi, e noi siamo appunto al 1571, era Papa allora Pio V. Pio V appunto, contro i turchi che spadroneggiavano in tutto il Mediterraneo, ma in modo particolare sulle coste adriatiche, vero? E non sapeva più che pesci prendere. Questi arrivavano, vero, sbarcavano, vero, facevano... Non basta che quindi, ecco. E allora che succede? Che il Papa Pio V manda ad Orvieto, come naturalmente avrà mandato in altri paesi e città, vero, sotto il dominio pontificio, dello Stato Pontificio, vero, chiamiamolo sergente di ferro, vero, un uomo molto, qui lo dice, un uomo tutto d'un pezzo, di una rigidità incredibile, tant'è vero che questo levava uomini più che ne poteva. Addirittura siamo arrivati a chiedere 1000 persone da Orvieto, vero, per andare a fare le fortificazioni sull'Adriatico, ma 1000 orvietani erano a spese della comunità, poi dall'altro, però quindi era un ordine. Aveva addirittura innanzi, prima veniva descritto un uomo con l'H, era un uomo per fuoco, non avendo riguardo né a capi di famiglia, né a poveri, né a persone poco adatte alla guerra, tanto, vero? Tanto ne aveva messe in ruolo più di 1000, chiaro, la posta era molto alta, d'accordo, il Papa non voleva assolutamente perdere la partita, questo siamo d'accordo, sia per ambizione personale, sia proprio per la salvezza della religione, però insomma volevo dire, chiedere, e della civiltà, tocca metterci a questo punto, vero, perché ce l'aggiungo io, ma insomma chiedere di reclutare 1000 uomini orvieto significa depopolarlo definitivamente, tanto è vero che, ecco, durante l'estate. Beh, se poi consideriamo che 1000 uomini erano nell'età, diciamo, nell'età forte, sì, ma poi, tra i 20 e i 30 anni, senza, 1000 uomini su quell'età rimanevano i vecchi e i bambini. Senza discriminazione di sorte, ero poveri, ricchi. Cioè, però ecco. Sì. Allora, in grado di poter combattere, quindi, certo, nell'età più forte. Durante l'estate le navi turche avevano operato continue scorrerie nelle nostre città, lungo le coste adriatiche, parla di città naturalmente dello Stato Pontificio, depredando quei luoghi e seminando il terrore. Si rendeva pertanto indispensabile munire le già esistenti fortificazioni e costruirne altre. La città ed il porto di Ancona di adeguati sistemi di difesa, toccava fare ad Ancona, per cui il Papa aveva ordinato che le terre della Chiesa avessero senza indugio alcuno preparato per la loro opera, essendo in gioco non già la salvezza di Ancona, ma dell'intera costa adriatica, per non dire dell'Italia. E allora che successe? Che il nostro consiglio si raduna il 20 settembre, parliamo del 1571, vero? E addirittura in quel consesso fu letto il testo di una lettera inviata dal cardinal Rusticucci, la quale lettera diceva: ancora che il nostro Signore malvolentieri si induca a gravare i suoi popoli di qualsivoglia gravezza, e te desiderasse, se possibile fosse, più presto sgravarli. Non di meno, essendo stata tutta questa estate nel Golfo Adriatico l'armata turchese, per schivare il pericolo che non solamente allo Stato ecclesiastico, ma ancora al resto d'Italia, Sua Santità, desiderosissima della sicurezza di tutti, si è risoluta di repararci con far fortificare opportunamente la città di Ancona.
provvedendo in tanta strettezza di tempo più presto con qualche scomodo di conservarla che lasciando al nemico apertosi opportuno adito. Però, essendo sua santità sforzata a valersi per detta fortificazione di 2000 opere di tutto lo Stato ecclesiastico, pagate dalle comunità, è quello che dicevo io, vero? Per ciascuna provincia, per 4 mesi ha ordinato che si faccia l'inclusa tassa per ciascuna provincia dell'opere che vi abbisognano, eccetera. Quindi, oltre alla mandopera, lo scopo era, dice, però voi come provincia dovete provvedere anche alla difesa dell'Italia, sì, tutta, beh, sì, che non era che si proteggeva solo le coste adriatiche, sì, in certo modo l'invasione turca poteva poi entrare anche in modo particolare, lo faceva per ambizione personale il Papa, vero? Quindi tutte le province interessa, quindi ogni provincia italiana Orvieto, per esempio, spartendo il classico malloppo, Orvieto doveva contribuire con 26 unità, inviare 26 opere per eseguire 13 canne di lavoro, quindi avevamo la manodopera e addirittura un determinato numero di canne di lavoro, 13. La qualcosa provocò molto scontento in seno al Consiglio. Sensati, facendosi portavoce di molti membri di tal consesso, propose di mandare un legato a Roma per far conoscere al Papa la nostra precaria situazione finanziaria. E dice: qui non ci abbiamo una lira, possiamo mandare questi, insomma, era un assurdo, vero? E quindi di pregarlo umilmente di esimerci dall'inviare opere ad Ancona, anche perché la nostra comunità era già gravata di un contributo annuo di 2.154 scudi per la fabbrica di Civitavecchia. Ma tutto fu inutile, per tutti i motivi. Sì, ma tutto fu inutile, bisognò piegarsi alla volontà papale. Finalmente, ecco al 7 ottobre, giorno della battaglia di Lepanto, di cui abbiamo fatto vedere il disegno, l'armata cristiana, forte di oltre 200 galere, inflisse una tremenda e definitiva disfatta a quella turca. Veniva quindi ad essere scongiurato ogni altro possibile atto di pirateria, ma il Papa volle ugualmente che le opere, le fortificazioni si finissero. Sì, finissero, perché dice, stavolta va bene, ma se si riarmano. Quindi bisogna pensarci. Era previdente, insomma. Sì, pensare in tempo di guerra, in tempo di pace, a ciò che può essere necessario in tempo di guerra, era il discorso. Si va avanti perché parla di tutta l'opera che il comune di Orvieto, tramite insomma gli orvietani, vero? Ecco, che ci sono andati naturalmente malvolentieri, ma ci sono andati. Loro ci hanno dovuto fare. Sì, per il porto di Civitavecchia. E poi addirittura dovevano andare a bastionare, quindi questa gente chi provvedeva la loro paga? Il comune, sì. Ma dico, già doveva pagare 2150, era una fortuna a quei tempi, no? La sopravvenuta morte di Pio V rimandò ad altri tempi i lavori programmati, ai quali tra l'altro la nostra città non fu chiamata a partecipare. Stavolta si sono ricordati appunto che siamo una città di poveracci. Beh, insomma, non è vero, non è proprio così, ma insomma,